mentori e coaching? Ve l'ho prima chiesta, qualcuno di voi la sa, perché sono curiosa. Siete così approssimativamente, non vi vorrei imbarcare. No, no, la sa, facciamocela dire. Vabbè, il coaching è quello, la tecnica per incrementare le proprie risorse. Il counseling è aperto a tutte le problematiche che una persona può avere, diciamo così. Il coaching è per incrementare i propri talenti per certi aspetti. Però è tanto. Allora, le proprie risorse. L'approccio probabilmente il counselor è più d'accoglienza, d'ascolto, di risultati, cioè di prospettive, di prospettare insomma una visione diversa del problema. Invece il coaching io penso sia una questione più direttiva, proprio un traghettatore fino all'obiettivo, quindi più cioè il cliente è un margine un po' più passivo, tra virgolette, il cliente è il paziente, proprio, sì, insomma, neanche, non so come definirlo, però. Allora, diciamo che sì, va bene tutto quello che avete detto, però direi che c'è qualcosa che definisce ancora di più che quello che ha detto la signora all'inizio, ovvero il coaching è quell'intervento selettivo che si occupa di sviluppare le risorse di una persona e di sviluppare il più delle volte dei talenti. Ho un blocco, devo raggiungere un obiettivo particolare, quindi è focalizzato su un obiettivo particolare, dove all'interno ci può essere un blocco quindi della performance, un blocco anche emotivo, perché più delle volte va bene anche in questo ambito. Solo il prof sta seguendo in questo momento più di 10 atleti a livello nazionale e internazionale, ma anche giovani promesse, perché si lavora bene poi sulle giovani promesse, no? Perché proprio lì il lavoro di coaching, di sviluppo, quando li trovi già arrivati, sì, fai coaching, sblocchi la performance, però il bello è lavorare su chi sta iniziando, no? È anche più soddisfacente. E lì lavori su, anche su blocchi, soprattutto a livello proprio... parlare di emozione non va bene, parlare di cognizione non va bene, ma parlare di qualcosa che è psico, ovvero i blocchi psicologici. Tanto che il coaching, tu lavori di solito su un blocco che è il più delle volte mentale. Non so se avete letto il libro, quello con Aldo Montano, Risorgere per vincere, il problema di Aldo di sicuro e degli atleti, per esempio, i grandi performer, quelli che sono già arrivati alle Olimpiadi, sono medaglie olimpiche, hanno già vinto, ma hanno quasi mai blocchi fisici. Può nascere il problema da un blocco fisico, come è successo per lui. Cioè un infortunio forte e questo mi invade da qui. Su questi due livelli siamo, sul livello della ragione e sul livello completamente irrazionale. Tanto che ormai il coaching strategico funziona più di altri tipi di coaching, proprio perché va a lavorare sulla percezione distorta della realtà e ha delle tecniche specifiche per sbloccare questa percezione distorta della realtà e ristrutturarla, ma mai in maniera direttiva. Ecco, su questo che volevo puntualizzare. Nel modello strategico, in qualsiasi modo tu lo utilizzi, anche nel counseling, anche nella psicoterapia, non c'è mai qualcosa che è ingiuntivo, c'è quello stile che è persuasivo. Portare le persone a cambiare comportamento attraverso la persuasione, mai attraverso un'ingiunzione diretta. Psicoterapeuti, anche quando danno le prescrizioni, e se ci pensi la parola prescrivere, il medico, no? Prescrive, ti prescrivo questo, sembra qualcosa di molto direttivo, assertivo, no? Il più delle volte. Un buon terapeuta strategico sa non essere assertivo e ingiuntivo, proprio l'opposto. Devi calzare la comunicazione persuadendo il tuo interlocutore, portandolo a fare senza che nemmeno se ne accorga, lo fa, poi magari più tardi se ne rende conto. Non è importante la spiegazione o il perché, la ricerca delle cause, è importante il cambiamento. Poi ad esempio con gli atleti il più delle volte lavori, quando si parla di cambiamento, sapete che anche qui c'è stato un lavoro di ricerca sulle tipologie di cambiamento, ci sono tre tipi di cambiamento. Cambiamento graduale, mentre lavoriamo ci sono che sarebbe l'effetto valanga, e il cambiamento catastrofico. Vedo che avete comunque studiato, preparato, bravo, ok, avete letto, ok. E quindi a livello di intervento, sia a livello di counseling che a livello di coaching che a livello di terapia, si adoperano e si calzano le tecniche sulla base del tipo di cambiamento che vediamo calzare la persona che è di fronte, a seconda della resistenza del cambiamento che noi individuiamo.
ancora, voi direte questa di nuovo di che ci sta parlando, l'esistenza del cambiamento, di efficacia ed efficienza, di tanta roba, vero che tanta roba? Che ha un impatto forte per cui il cambiamento risulta difficile, quindi la strategia da buttare. Bravissima. Va cazzata la strategia, la resistenza al cambiamento, la persona oppone. Ogni sistema resiste al cambiamento, anche voi resistete al cambiamento, anche io resisto al cambiamento. E sapete che il cambiamento resiste anche quando c'è una patologia, si chiama effetto meostasi. Piuttosto che cambiare, preferiamo accettare una condizione anche patologica. Ognuno di noi fa fatica, e anche nelle piccole cose. Figuriamoci uno che deve lavorare o su un blocco della performance, su una difficoltà o su un problema. Anche se viene la persona più collaborativa, guardate bene, una delle tipologie di resistenza è proprio il collaborativo. Il collaborativo sembra il più semplice da trattare, paradossalmente il più difficile, proprio perché è collaborativo. E quindi spesso il consulente rimane fregato dall'idea: ma questo collabora, quindi sarà più semplice. No, è sempre l'opposto, diffidate di chi collabora. Questo piccolo, piccolo stratagemma svelato, ok? Ma entriamo nel vivo del nostro programma didattico della scuola di counseling. Io so che qui siete un po' eterogenei, un po' sono psicologi, un po' chi ha studiato scienze tecniche della psicologia della, non mi ricordo, scuola triennale, anzi alzino la mano i psicologi e i non psicologi. Uno, due, psicologi e non psicologi lo alziamo tutti la mano. No, chi? Solo chi è psicologo. Uno, due, tre, quattro, cinque. Ok, perfetto. Vedete, siete eterogenei, psicologi e altri tipi di formazione. L'idea sarebbe proprio darvi oggi risposte sia per il corso di counseling psicologico, che è un corso dedicato a chi poi vuole fare counseling psicologico, e qui si apre un'altra distinzione, qual è la differenza tra counseling psicologico e counseling? Vediamo, faccio rispondere voi di nuovo. Beh, psicologi dovrebbero saperlo, no? Cosa fa uno psicologo? Un laureato in psicologia, quando esce dall'università, cosa può fare? Un laureato in psicologia, una volta che ha la laurea, cosa è abilitato a fare? Colloqui. E basta. Colloqui? Ma colloqui di che tipo? Diagnosi? Non psicoterapia, tutto quello che non è psicoterapia. Ok, però bravo. Vedete, di nuovo, usiamo le parole. È facile dire così. Usiamo le parole. Ma non diamo dei significati specifici alle parole, invece le parole sapete che sono come pallottole, hanno dei significati e un significante. Quindi qui siamo nel contesto dove la comunicazione è la madre di qualsiasi nostra attività. Comunica azione, la comunicazione è agire per noi. La pragmatica della comunicazione è quella che dice che ogni nostro scambio è già comunicazione, è già azione. Quindi mi piace l'idea di sviscerare tutte le parole che utilizziamo, tirandone fuori anche il significato. Sennò uscite di qui più confusi di quando siete arrivati. E mi piacerebbe invece darvi dei dettagli utili, che poi potrete utilizzare come volete. Allora, lo psicologo si può occupare di diagnosi, poi riabilitazione, poi colloqui di sostegno, perfetto. Guardate bene, nei colloqui di sostegno ci sta un po' anche la cura del counselor, tanto che sapete che c'è stata questa diatriba fino a qualche mese fa sul riconoscimento della professione del counselor e sulla possibilità che altre figure potessero svolgere una professione che è una professione d'aiuto, che in teoria spetterebbe o spetterà, perché le cose cambiano, solo ai psicologi, ok? Quindi questo è quello che può fare. Allora, siamo sempre su questo, secondo me, quando facciamo delle distinzioni. Non è tanto su quello che posso fare o su quello che non posso fare, ma la differenza sta su come lo faccio. E per questo che abbiamo aperto la scuola di counseling psicologico. Non per dire agli psicologi, badate che voi non potete fare i counseling, assolutamente, vi è un vostro diritto, lo potete già fare. Nessuno ve lo può impedire. Colloqui di sostegno, riabilitazione. La differenza è come lo farete. Se sarete in grado di essere efficaci ed efficienti. La vera differenza sta lì. Può
purtroppo quando si esce dal mondo accademico puro, quindi da un corso universitario, abbiamo tante belle teorie, abbiamo studiato tante belle cose, ma abbiamo poca pratica. Abbiamo tanti metodi per la testa, ma abbiamo poca chiarezza su come utilizziamo questi metodi, su come li possiamo usare. Abbiamo tanti bei numeri, abbiamo la statistica, abbiamo i dati, ma abbiamo poche cose concrete, abbiamo pochi strumenti. La nostra scuola va a rispondere proprio a quel gap lì. L'idea è di dare degli strumenti concreti allo psicologo perché possa diventare uno psicologo che sappia fare bene il suo mestiere e raggiungere risultati in tempi brevissimi e aiutare i propri pazienti, barra clienti, perché non si sa più come chiamarli, pazienti o clienti, chiamateli come volete, a raggiungere obiettivi e risolvere difficoltà. O risolvere problemi, perché una differenza che c'è, poi lascio la parola, tra uno psicoterapeuta e uno psicologo e tra un counselor. Su questo vorrei proprio rimarcare i livelli. È che uno psicologo può lavorare su problemi non invalidanti. Che significa non invalidanti? Problemi che non blocchino la persona nelle attività quotidiane, che non siano un'invalidità per la persona, che richiedono un intervento psicoterapico o psichiatrico. Io preferirei dire psicoterapico, ma c'è anche quello psichiatrico, quindi l'ha detto, l'ha citato per correttezza. Quindi potete lavorare su interventi problematiche di vario tipo, da problematiche relazionali a problematiche personali a quello che volete, ma che non sfocino in patologie, in psicopatologie. Non so se è chiaro, faccio degli esempi per essere ancora più chiaro. Una persona che viene da voi e vi dice che non si sente bene, okay, che ha un problema col cibo, che ha smesso gradatamente di mangiare, fino a che praticamente non mangia quasi più. E la vedete estremamente magra. Quello secondo noi è un intervento psicopatologico o un intervento da psicologi? Primo, secondo voi è psicopatologico? Ancora si può fare psicologico? Si può fare ancora a livello psicologico, secondo te? Sicura, sicura? Se una persona ti dice che ha smesso completamente di mangiare, che il problema è iniziato, ma in quel momento non mangia più, è un'invalidità. In quel momento non mangia più. E vi ho portato un esempio banale, un esempio concreto che può arrivarvi, perché ce ne sono tanti di disordini alimentari, vi ho portato un esempio estremo, cioè una persona che comunque è arrivata a eliminare il cibo. E guardate bene, il cibo è un bisogno primario, se questa non è un'invalidità vi dovete dire voi che cos'è un'invalidità. Non so se è chiaro.